campo stretto in maniera che sembra. No, non fammi delle domande difficili. No, assolutamente. Però. Ascolta, tu con la Comics Community che cosa hai fatto? Cosa vi siete messi in testa? Ci siamo messi in testa, insomma, è partito tutto per caso. Volevamo fare qualcosa per i terremotati, quindi ho telefonato a un mio amico, sì, cioè che cosa... chiedendo se conoscesse qualcuna persona intelligente che potesse avere una buona idea. L'amico si chiama Davide Barzi e mi ha dato svariate idee, dalla vendita di disegni originali. Hanno sbagliato idea, tranne una che dice questa però è impraticabile, cioè disegnare su dei mattoni dei terremotati, andare nelle case cadute, raccogliere i mattoni e fare disegnare ai disegnatori, ai fumettisti. Facciamo quella, punto. Sono 100 fumettisti, 100 mattoni, alcuni li stanno già disegnando ora, altri da Milano oltre li hanno già disegnati. Purtroppo sono mattoni seminuovi, non sono quelli dei terremotati, delle case, perché era un po' complicato la protezione civile, con i vigili del fuoco, raccogliere i mattoni reali. Ma sta andando molto bene, sia la vendita e sia anche l'afflusso dei fumettisti. Tra tutti i mattoni c'è una tegola, è quella qui, è il nostro Cavezzali. Massimo Cavezzali, non si è voluto smentire come originale. Gli ho telefonato, ho detto guarda Cavez, ho visto che sei ospite, vieni e facci un mattone. Fa, no, non vengo Claudio, io non vado da nessuna parte, non vengo, dimmi cosa vuoi, voglio un mattone. Ma qua in Toscana c'è i mattoni, valgono più i mattoni che i miei disegni. Tre giorni dopo mi è arrivato il postino, mi ha portato una mezza tegola con Don Camillo Peppone. comiscommunity.com, abbiamo una nostra, abbiamo visto che abbiamo lo stand là, che abbiamo molte pubblicazioni anche di Cavezzali, abbiamo il filosofario di Cavezzali, abbiamo pubblicato da poco e niente, piuttosto di andare a pescare facciamo queste cavolate.